perché stasera magari è qui con noi. Genia, ma perché non conosco e non conoscevo la signora Cuto e quindi avevo piacere di capire qualcosa di più e dico subito che mi sento di tutto inadeguato in questa situazione, soprattutto rispetto alle emozioni che ci ha regalato Susanna, le cose che hanno detto Francesco e le stesse cose che ha detto la dottoressa Donati. Io credo che questa di stasera però sia la cosa più importante che mi è capitata. E vi dico anche che io oggi ho fatto una cosa importante, a cui tutti noi, penso, siamo abituati a dare un grande significato, nel senso che ho fatto una cosa importante per la mia famiglia. Io ho due genitori anziani che sono preoccupati, io sono 46 anni e sono il più piccolo della mia famiglia, e sono molto preoccupati, ho 47 anni, lo ripeto, penso che sia un dato importante, sul futuro dei propri figli, cosa succederà quando loro non ci saranno più. E quindi sono molto attaccati alla necessità di lasciarsi in una discreta condizione economica, perché purtroppo tutti noi siamo abituati a pensare che ci sono cose materiali molto importanti e non ci rendiamo invece conto che le cose più importanti sono proprio quelle non materiali e sono quelle spirituali. Quindi dovrei essere già felice perché ho rasserenato in qualche modo stamattina i miei genitori, ma dico che questa è la cosa più importante che oggi è capitata sia di essere cittadino che di sindaco, perché noi oggi abbiamo una società e un mondo in cui abbiamo tutto, o siamo convinti di avere tutto a portata di mano, poter raggiungere tutto, di capire tutto e di sapere esattamente perché le cose capitano e succedono. Invece sono occasioni come queste che ci permettono di far capire che non siamo sufficienti a noi stessi, che c'è qualcosa di più alto, che c'è qualcosa di più importante, e lo testimoniano le parole che avete utilizzato, a cominciare da quelle del libro Grazie al Mistero, a cominciare da quello che c'è scritto sotto, dona missione, alla parola speranza, che è stata utilizzata con sapienza, credo, nel corso di questo incontro, e che è anche testimonianza di qualcosa di molto profondo che è successo a Susanna, perché noi abbiamo la capacità di perdere continuamente la speranza, di essere convinti che le cose non si possono cambiare e che noi non le possiamo cambiare. Mi è piaciuto molto anche quello che ha detto la dottoressa Donadini, anche rispetto all'amica che aveva da fare una cosa più importante, la vacanza, e il fatto che dobbiamo essere noi primi a essere pronti a cercare di voler cambiare. E vabbè, lo dico sia da persona che ha fede e anche la persona che nella sua vita ha avuto la capacità di la fortuna, perché quello siamo di credere, e quello che ci capita spesso è che siamo noi i nostri primi nemici di noi stessi, che non riusciamo a capire quando poi, mettendoci a disposizione degli altri,
cercando di veramente lasciarci andare, si possono cambiare le cose. Ed è quella caratteristica che hanno, come dicevo, due, sei bambini. I bambini hanno la capacità di credere, perché ancora non hanno conosciuto questo mondo. Purtroppo la verità è, come dicevo all'inizio, che noi siamo abituati a vivere in una società, in un mondo, e costruiamo anche quotidianamente quel tipo di mondo che ci allontana dalle cose più importanti, dall'energia di cui si parlava prima e dall'essenziale, che ovviamente è invisibile agli occhi. Quindi dobbiamo avere la capacità, tutti noi, di ricercarlo, di affidarci anche a chi può aiutarci a ritrovare questo essenziale. E io voglio chiudere con un augurio che non è una guida personale, ma una richiesta che faccio, se mi permettete, non è personale, ma è per la mia città. Allora io chiedo alla signora Cutro di dedicare un briciolo della sua attenzione, della sua energia alla nostra città, perché Cagliari ha l'estrema necessità, a mio parere, di recuperare quella capacità di credere in se stessa, quella capacità di credere che si possa cambiare, e quella capacità di credere che si possa generare per sé.